Fior di latte alla milanese, sì, ma con panatura al tarallo, sugno e pepe napoletano. Vieni acà, vieni acà. Oh, Madonna, mamma mia, come cosa? Mamma mia, come fila, come fila, come fila! E come cosa? E come è buona. Vieni a vedere come l'ho fatto. Ehi, ma cosa ancora? Guarda come è bella! Il primo piano voglio è per chi sto fiore latte. Fior di latte che marata Daniele Filippella e a fine Romuno. Allora, come prima cosa, naturalmente, andiamo a prendere il fior di latte. Guardate che bellezza, guardate qua, guardate. Andiamo a prendere il fiorino, fior di latte e andiamo a tagliare delle fette belle così, vedete, di questo spessore qui. Una volta ben tagliate, questi pezzettini piccoli ve magnate, oppure le utilizzate per la pizza. Ma magna, guarda Daniele, che combinato. Fatto ciò, wagyu lo dobbiamo andare un pochettino ad asciugare perché naturalmente esce un uovo nel latte, sto fiore latte. Prima di andare a impanare sto bello fiore latte, mo andiamoci a preparare una bella salsa con pomodoro rasolane naturalmente all'arrabbiata. Allora, che facciamo? In una pentola ci andiamo a mettere un buon olio extravergine d'oliva all'interno. Stavolta senza aglio, mettiamoci un po' di cipolla rossa all'interno e facciamo soffriggere. La mafalla arrabbiata e quindi un poco di peperoncino non ce lo vogliamo mettere, pigliamo e ci vogliamo mettere all'interno. Pomodoro pelato, l'ho schiacciato giusto un poco con le mani, mettiamocelo all'interno e facciamolo cuocere per una decina di minuti. Naturalmente basilico e sale quanto basta perché ci vuole, a cucchiarella la nonna non va scordata, coperchio sopra e mo' fatelo cucinare 10 minuti. Fatto ciò, adesso ci occupiamo della panatura. Panatura classica, voglio, facciamo farina, uova con sale, pepe e parmigiano che andiamo naturalmente adesso un attimino a sbattere. E al posto del solito e solo pane grattugiato, ci andiamo a mettere i tarallo, insogni e pepe che ci ha portato Daniele Filippelli. Ci mettiamo 80% di taralli sbriciolati e giusto un poco di pane grattugiato. Ma mo facciamo prima l'uovo, via! E allora, come vi ho detto, guardate, ma a me giusto un poco di pane grattugiato che servirà naturalmente da fare da collante. Poi pigliate questo bello tarallo, sogno e pepe, e lo andate un po' a sminuzzare. Però rimanete anche un poco di quella parte un pochettino più grossolana, ok? E ce lo andiamo a mettere all'interno, vedete? Quindi facciamo 80% di tarallo napoletano e il 20% poi sarà di pane grattugiato. E poi il passaggio è semplice, prendete questa fetta di oro bianco, perché io così ormai l'ho nominato, la passate prima nella farina, poi nell'uovo, tanto bella, mi raccomando, poi lo passate tanto bello in questo bello tarallo napoletano, cercate anche un po' di schiacciare tanto bello perché si deve attaccare dappertutto, poi lo ripassiamo di nuovo un paio di secondi nell'uovo, quindi lo facciamo come doppia panatura e mi raccomando riempitelo di questo bel tarallo napoletano e se ci riuscite anche le mandorle a sbriciolarle belle belle piccoline piccoline e che stai oburrito e ve lo mettete da parte. Guardate che bellezza, guardate, mo olio bello caldo voglio e immergiamolo dentro, facciamolo friggere a doratura proprio perfetta. Quando è così, vedete? Bello croccantino, è pronto, potimmo nuovo. Ecco qua, brito. Poi quando lo andiamo a impiattare in un po' di sale, ci mettete una bella fogliolina e basilico in coppa salsa all'arrabbiata. Mo' ce l'abbiamo solo provato. Vabbè, tu comunque già l'hai visto all'inizio. Io adesso lo sto aprendo, guardate qua. Coccotta! E no, perché mi chiamo Luigi Scotti, ma guardate qua, guarda, mamma mia, ma com'è bello sto fiore latte Filippella, Daniele Filippella, che stai portando qui in Germania? Mamma mia, un fiore latte fino al mondo, Udaral, grazie a Mozzarella e ad Arasco, voglio, e a fino al mondo, sta Mozzarella, sto fiore di latte alla milanese, mamma mia!